Benvenuti in un nuovo video unboxing. Come avete intuito dalla copertina e dall'introduzione del video, oggi torniamo nel mondo delle 1 a 12 ed in particolare di Dragon Ball con le Sage Figures di Vegeta 24.000 Power Level. Acquistata come sempre su ilcolossodeinerd.com, di cui trovate il link di riferimento qui sotto in descrizione. Vi ricordo che questo non è un video sponsorizzato. Detto questo, ragazzi, cominciamo! Accessori molto essenziali per Vegeta, 4 paia di mani incluso quello montato sull'action figure, 3 volti intercambiabili e le immancabili braccia conserte per una delle pose più iconiche di Vegeta. Per quanto riguarda le mani, abbiamo questa per il Big Bang Attack, Final Flash e dita distese, palmi aperti. Poi invece montati sulla figure, di default, classici pugni chiusi. Le fattezze di queste mani sono molto semplici, di questo in realtà non è un bianco perlato, ma è leggermente un colore leggermente tendente al grigio, nulla di particolare per quanto riguarda i dettagli. Mentre per quanto riguarda i volti, tutt'altro discorso, perché i volti sono veramente molto molto belli, molto ben fatti. La somiglianza con il Vegeta che abbiamo imparato ad apprezzare nell'anime, soprattutto in questo caso nella saga dei Saiyan, nella saga di Freezer, è davvero ottima. Abbiamo diverse espressioni, mi piacciono molto i dettagli, come ad esempio qui sopra il sopracciglio, sotto gli occhi, sulla fronte. Questo rende tutto molto più vivo, molto più somigliante appunto al disegno che troviamo nell'anime. Qui abbiamo il ghigno caratteristico di Vegeta, poi un'altra espressione a denti stretti e denti digrignati, un'altra a bocca aperta con la verniciatura anche all'interno di lingua, denti e interno della bocca, e poi invece sulla figure abbiamo un'espressione quasi del tutto neutra, con questa espressione un po' crucciata, diciamo, di Vegeta, e poi lo Scouter che può essere intercambiato e montato ovviamente su tutti i volti che vedete qui. Basta semplicemente togliere l'orecchio, che può essere inserito appunto nell'apposita sezione, e sostituirlo con lo Scouter. Ve lo faccio vedere molto rapidamente. Vado a togliere la testa, a staccare la parte della faccia e poi a rimuovere lo Scouter, che quindi può essere montato a piacimento anche sugli altri volti intercambiabili. Per quanto riguarda le braccia invece, ragazzi, braccia conserte, nulla di particolare, sono unite tramite un apposito peg, ecco, che vi faccio vedere per facilitare poi il montaggio. Basterà appunto togliere le braccia montate sull'action figure e sostituirle semplicemente con queste, e poi alla fine andare ad agganciare il tutto in questo modo. Per quanto riguarda l'action figure, nel complesso la resa estetica è molto buona, mi piace molto e restituisce anche un'ottima sensazione di stabilità nel body, soprattutto nella parte che va dall'addome in giù. La somiglianza con il Vegeta di questo particolare periodo dell'anime, dell'opera di Toriyama, è molto molto buona. Le proporzioni mi sembrano ottime, forse l'unica pecca è il petto, che a me sembra leggermente più largo del dovuto, e anche la testa, che è più grande rispetto alla media, rispecchia proprio le proporzioni che aveva Vegeta in questa particolare saga. Abbiamo già detto dell'Head Sculpt, che ripeto, secondo me è molto buono, finalmente una testa e un viso azzeccati per il Vegeta. Ottima la resa anche dei capelli, perché dà con questo movimento verso l'alto caratteristico appunto dei capelli di Vegeta, e la stempiatura un po' alla Pepperarca Collectibles, che male non fa. Lo Scouter, anch'esso riprodotto abbastanza bene, se non mi sbaglio, non vorrei dire cavolate, ma questa parte dovrebbe essere un po' più perpendicolare, un po' più dritta rispetto alla parte dell'orecchio, ma sono minuzie. Per quanto riguarda invece il resto del body, il painting è ottimo, con questa doppia colorazione, tripla colorazione anzi, del bianco perlato tendente a un grigio molto chiaro, il giallo tendente al giallo pallido e questo blu leggermente più scuro. Sono, se non mi ricordo male, ragazzi, almeno sono i colori, sono molto azzeccati, molto fedeli a quelli dell'anime.
Vedo qualche sbavatura, qualche difetto qua e là, purtroppo, ma probabilmente saranno difetti della mia action figure in particolare. Vedo una sbavatura qui sull'addome, anche qui, sul bicipite, sullo spallaccio. Insomma, avrei gradito una maggiore cura da questo punto di vista. Non ci sono sfumature da nessuna parte. E una cosa che mi salta all'occhio, ragazzi, è la doppia articolazione, sia sulla testa che sul collo. La figura è abbastanza compatta, come dicevo in apertura, restituisce una buona sensazione di stabilità, ma la testa invece no, perché la testa si muove troppo. Va bene il range di movimento che permetterà di fare qualsiasi cosa, ma secondo me l'articolazione qui al collo, la base del collo così tanto mobile, ragazzi, secondo me è uno scempio e non ci doveva essere, perché la testa comunque con la sfera al di sotto si sarebbe comunque potuta muovere in tutte le direzioni anche abbastanza agevolmente, e questo collo così, secondo me, non si può vedere. Comunque, per quanto riguarda il resto del body, invece, mi posso ritenere abbastanza soddisfatto. Poi adesso andremo a vedere meglio le articolazioni per parlarne in modo più approfondito. E comincerei infatti proprio da queste. Della testa abbiamo già parlato. Per quanto riguarda le spalle, mi piace questa butterfly joint, abbastanza robusta, c'è la possibilità anche di farla entrare un pochino e farla uscire per delle pose un po' più dinamiche. L'unica cosa è che questo spallaccio ovviamente farà questo lavoro nel momento in cui si andrà ad alzare il braccio, e questa cosa anche non mi piace particolarmente. La spalla può essere alzata sopra la linea di 180, può il braccio ovviamente ruotare. In teoria in 360, a 360 gradi, ma ovviamente verrà ostacolato dallo spallaccio che va costantemente rimesso in posizione e anche riattaccato per non far vedere il gap con il resto dell'armatura. Poi rotazione del bicipite, doppia articolazione del gomito che permette di chiudere completamente il braccio, e anche per quanto riguarda il polso c'è parecchia mobilità con la solita rotazione e anche il piegamento in avanti e indietro. Poi, per quanto riguarda il busto, vediamo un pochino, può andare indietro mostrando il solito gap inguardabile, può venire in avanti ma non più di tanto. Tanto guardate lateralmente, questa cosa pure non mi piace tantissimo, ragazzi, ma parliamo sempre di stage figures, ogni tanto devo ricordarmene. Anche il resto può ruotare, così quindi il bacino può venire anche leggermente in avanti e leggermente indietro, ma davvero impercettibile il movimento. La gamba può andare sopra i 180 e anche all'indietro con un'ottima escursione, grazie alla scultura della parte del bacino che è molto più assottigliata, e bene che sia così. Mi piace anche la rotazione del quadricipite e, come abbiamo visto in altre figure, qui c'è questo lavoro che va a seguire comunque l'articolazione, e il quadricipite va a seguire l'andamento del resto del bacino, e questa cosa mi piace perché non crea invece quello scompenso laterale. Praticamente ci sono alcune action figure, scusate, che vanno a creare una sorta di spessore qui sul fianco del quadricipite, invece così è davvero perfetto. Doppia, scusate, articolazione anche al ginocchio, e caviglia che è abbastanza mobile, ma non troppo lateralmente. Piegamento in su, in giù, ma guardate quanto è limitato, perché l'articolazione al suo interno è veramente una sfera molto piccola, secondo me, perché altrimenti sarebbe stato molto più fattibile il movimento, quindi bisogna lavorarci un pochino. Ovviamente piegamento anche della punta del piede. Ed eccolo finalmente, non ancora posato, in mezzo ad altre stage figures di Dragon Ball. La collezione intanto, ragazzi, continua a crescere. E come vedete, questo Vegeta ha fatto davvero un sacco di panca piana, perché è veramente bello grosso, il petto è veramente grande, secondo me dovrebbe essere leggermente più piccolino, ripeto. E qui un confronto con Goku, anche la testa è bella grande, ma secondo me le proporzioni, ripeto, sono abbastanza azzeccate rispetto a quello che era il Vegeta di Namek. Comunque, dal punto di vista estetico, ripeto, mi trovo abbastanza in linea con questo Vegeta, mi piace molto, e adesso vediamo un paio di pose.
Ed eccoci di nuovo qui per la conclusione del video, per spendere giusto due parole su questo Vegeta 24.000 Power Level di Bandai e Sage Figuarts. Che dire ragazzi, mi è piaciuto tantissimo per alcune cose, ma molto molto poco per altre. Mi ha fatto tornare bambino per un momento, perché comunque io mi sono innamorato di questo personaggio e l'ho conosciuto proprio con queste sembianze, diciamo, con questo vestiario. E poi me ne sono innamorato sempre di più fino a che è diventato praticamente uno dei miei personaggi preferiti, se non il mio personaggio preferito per quanto riguarda Dragon Ball. Purtroppo mi ha deluso questa figure sotto qualche aspetto, l'essenzialità degli accessori, soltanto delle mani intercambiabili e dei visi per quanto fatti davvero bene. Continua a mancare una basetta e un minimo di effetti per queste figure. Devo farci l'abitudine, lo so, però continuerò ad esprimere la mia opinione, continuerò a dire che secondo me è un difetto. Poi, questa articolazione, specialmente quella del collo, della base del collo, che era secondo me non necessaria, e rovina tantissimo la figure, crea questi gap fastidiosissimi che io non riesco a vedere, soprattutto quando effettivamente non ce n'è bisogno. Proporzioni più o meno giuste, estetica più o meno giusta, painting con qualche piccolo difetto e mancanza totale di sfumature. Ho avuto qualche problema proprio in fase di posing dovuta sia all'articolazione del collo, ai peg della testa che sono veramente ballerini, sia poi a metterlo in questa posa a braccia concerte. Non è stato semplicissimo andare a infilare i peg a sfera all'interno dell'apposita locazione all'interno della butterfly joint. Però ragazzi, tutto sommato io sono veramente contento, è un'aggiunta che ogni fan di Dragon Ball, e soprattutto di questa saga in particolare, di questo Vegeta di Namek, deve avere in collezione. E detto questo ragazzi, spero che vada sempre più a migliorare Sage Figuarts, ha dato dimostrazione di saperlo fare, e quindi spero che vada sempre meglio con i nuovi personaggi che usciranno e ovviamente con tutte le ristampe che ci aspettano e che arriveranno qui sul canale. Sto recuperando ragazzi, ce la farò a costruire una bella collezione di Sage Figuarts dedicata a Dragon Ball. Detto questo io vi saluto, ci vediamo come sempre ai prossimi appuntamenti del canale. Se vi è piaciuto questo video vi invito ad iscrivervi, a mettere mi piace e a condividere eventualmente. Ciao ragazzi, a presto!